L'addio a Berlusconi, il lutto di Napoli, la scomparsa del Cavaliere, il suo legame con la città, domani bandiere a mezz'asta a Palazzo San Giacomo. Ora ci si interroga sul futuro del partito. Per Pionati, direttore del GR Rai, chi pensa che la sua influenza sulla politica sia finita si sbaglia. Sfollati e dramma casa, è la vera sfida a Napoli. Nel giorno in cui gli sfollati di Secondigliano hanno dormito in tenda a Piazza Municipio, il sindaco Manfredi ha partecipato al vertice sull'emergenza abitativa nelle città. Il diritto all'abitare è la vera sfida per il futuro. Nisida, corda troppo corta, l'evasione finisce male. 3 detenuti sono stati costretti a lanciarsi per tentare la fuga dal carcere minorile, ma si sono fratturati le gambe. Subito ripresi dalla polizia e portati in ospedale, il sindacato denuncia manca sicurezza nell'istituto. Salerno con l'aeroporto, svolta per il turismo, un'opera di architettura contemporanea bella e sostenibile, così il presidente Vincenzo De Luca ha commentato il progetto del Costa d'Amalfi. Per l'assessore regionale Discepolo si darà slancio turistico a tutta la Campania. Aste in Irpinia, sindaco rischia il processo, la direzione distrettuale antimafia ha chiesto il rinvio a giudizio per il primo cittadino di Monteforte Irpino, Costantino Giordano. Il caso riguarda l'acquisizione del ristorante Pagliarone, udienza decisiva il 22 settembre. Benevento, i lupi di Ruang esposti nel Teatro Romano, l'artista cinese ha portato le sue opere nel capoluogo sannita, il maestro conferma, il teatro è un posto bellissimo, qui i miei lupi sono protettori della storia e dell'ambiente. Erano le principali notizie di oggi, buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione regionale di 8 Channel. In apertura la scomparsa di Silvio Berlusconi ed il suo legame con Napoli, domani bandiere a mezz'asta a Palazzo San Giacomo e ora ci si interroga sul futuro del partito. L'ultima visita a maggio dello scorso anno, affacciandosi sulla terrazza di Mare Chiaro, Silvio Berlusconi, dinanzi a uno scialatiello ai frutti di mare, disse: la verità è che sono un napoletano nato a Milano. Lunghissimo il rapporto che il Cavaliere ha avuto con la città, non solo per la politica ma anche per le sue fidanzate. Clamoroso l'avviso di garanzia che ricevette proprio a Napoli durante il G7 del 94, poi l'emergenza rifiuti del 2008. Il primo consiglio dei ministri del quarto governo Berlusconi si tenne proprio in città e adesso vorrebbero dedicare una strada o una piazza. Porteremo la proposta in consiglio comunale, assicurano i consiglieri di Forza Italia Guangi e Savastano, delegati dal sindaco Manfredi a rappresentare la città ai funerali di Stato di domani. Per l'occasione è stato rinviato il consiglio comunale. Silvio Berlusconi è già sui manifesti funebri in centro. Domani bandiere a mezz'asta anche a Palazzo San Giacomo. Da ieri tutti lo ricordano, per il governatore De Luca era un combattente e per questo, al di là delle posizioni politiche, merita rispetto. Ma c'è chi mette in evidenza l'altra versione dei fatti. Ha scritto la storia, ma in negativo, attacca l'ex sindaco Luigi De Magistris. Ora, nella regione che dopo la Lombardia gli ha tributato i maggiori successi elettorali, il partito di Berlusconi stava già vivendo il contraccolpo dell'ascesa meloniana. Ma la sua influenza in politica non finisce, ne è sicuro Francesco Pionati, direttore responsabile del GR Radio Rai, intervenuto nel corso della rubrica Punto di Vista. Fino ad oggi Berlusconi ha ovviamente aveva influito direttamente sulla scena politica, perché c'erano le sue prese di posizioni, c'erano i suoi appelli elettorali, c'era una partecipazione attiva e molto importante alla vita politica. Oggi ovviamente questo non è più possibile perché Berlusconi ci ha lasciati, però la sua assenza secondo me peserà moltissimo, non dico come la presenza ma quasi. Il profilo politico del nostro paese cambierà di nuovo, quindi Berlusconi ha già una volta influito sulla fisionomia della politica italiana e stavolta influirà ancora una seconda volta, perché cambieranno molte cose da qui alle elezioni europee. Ed ora il dramma a casa, mentre gli sfollati a Secondigliano protestano con le tende davanti a Palazzo San Giacomo, l'Università Federico II con lanci parla di emergenza abitativa, il sindaco Manfredi sottolinea il diritto alla casa rappresenta la sfida del comune. È il
grido d'allarme delle 8 famiglie di Secondigliano che ieri sera hanno montato la tenda davanti Palazzo San Giacomo perché la loro casa sarà abbattuta perché ritenuta abusiva. Le famiglie, insieme ai loro bambini, hanno lanciato un appello al sindaco e alla regione, ma gli abbattimenti invece vanno avanti. Noi stiamo dormendo in una macchina, non abbiamo più una casa, non abbiamo niente più, abbiamo pure neonati. Intanto del problema abitativo se n'è parlato in un convegno organizzato dall'ANCI alla presenza del sindaco Manfredi, che ha detto che quello del diritto alla casa rappresenta una sfida per il comune. Esiste un tema storico, che è il tema della gestione e della manutenzione del patrimonio di edilizia economica e popolare, dove per tantissimi anni non ci sono state risorse per l'intervenzione. Questo ha portato a degrado e situazioni di marginalità che hanno amplificato enormemente anche le situazioni, diciamo, di difficoltà che si vivevano in tante periferie. Al tavolo dei relatori anche il sindaco di Bari e il vice sindaco di Bologna. Noi proponiamo innanzitutto di rifinanziare il fondo per gli affitti e per la morosità incolpevole, che è stato cancellato nell'ultima legge di bilancio. Quando i cittadini capiranno che non c'è il sostegno all'affitto, sarà un problema anche di ordine sociale. Sta venendo meno la possibilità di avere alloggi a prezzi sostenibili per i residenti della città. Noi abbiamo bisogno di continuare a garantire il diritto alla residenzialità senza espellere la fascia più fragile della popolazione. Hanno provato ad evadere dall'istituto di pena minorile di Nisida calandosi dal muro di cinta con una corda che però era troppo corta e così si sono lanciati e si sono fratturati le gambe ed altre parti del corpo. Ma comunque, fanno sapere i sindacati di polizia penitenziaria, erano già stati individuati e raggiunti. Si tratta di 2 maggiorenni ed un minorenne. Per il recupero dei ragazzi sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco. I 3 sono stati immediatamente sottoposti ad accertamenti sanitari. In una nota congiunta, 3 sindacalisti della polizia penitenziaria, Auricchio, Ferrandino e Baiano, denunciano come siano ancora troppi oggi i detenuti maggiorenni, in particolare ultra ventunenni, nel circuito penitenziario minorile. Un'opera di architettura contemporanea, bella e sostenibile, così il presidente Vincenzo De Luca ha commentato il progetto dell'aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi presentato oggi pomeriggio nel capoluogo. Un aeroporto bello e sostenibile con un terminal di 16.000 metri quadrati e un piano interrato di 3.000 con pannelli fotovoltaici e il riutilizzo di acqua piovana, secondo le previsioni, accoglierà fino a 5 milioni di passeggeri. Sono i dettagli del progetto dello scalo Salerno-Costa d'Amalfi presentato nel capoluogo per il presidente della regione Vincenzo De Luca, un'opera di architettura contemporanea ma funzionale. Contiamo ovviamente di avere un grande polo di attrazione turistica, ma anche un polo di commercializzazione importante. Spero che sia bello, se no gli romperemo le scatole questi. Noi. Mi pare che possa essere un aeroporto molto bello e moderno dal punto di vista del risparmio energetico, dell'autonomia energetica e dell'attenzione all'ambiente. Un'infrastruttura fondamentale per tutta la regione, come chiarisce l'assessore Di Scepolo. L'auspicio è davvero che si possa pervenire in breve tempo ad avere il più efficiente dei sistemi e delle aerostazioni per proiettare anche per i nuovi flussi turistici la Campania a livello nazionale e internazionale. Ad aggiudicarsi il progetto il raggruppamento capitanato dalla società multinazionale DERNS con la collaborazione per gli aspetti architettonici di Alfonso Femia. L'innovazione sta nel fatto di concepire quello che abbiamo chiamato il tema del progetto, ovvero un edificio che sia un paesaggio nel paesaggio. L'importanza è di far entrare il paesaggio dentro questo edificio e fare in modo che l'esperienza del viaggio, dell'arrivo in questo contesto, sia esso stesso un'esperienza empatica con il luogo, anticipi. La DDA di Napoli chiede il processo per il sindaco di Monteforte Irpino ed altre 3 persone. Secondo l'accusa avrebbe imposto una quota di denaro per non partecipare all'asta del ristorante Pagliarone.
Asta giudiziaria dell'ex ristorante Pagliarone, notificata la richiesta di rinvio a giudizio e fissata l'udienza preliminare per il sindaco di Monteforte, Costantino Giordano, e per Renato Freda, prestanome dei Galdieri, Nicola Galdieri e Armando Aprile. Ai quattro la direzione distrettuale antimafia, a vario titolo, contesta i reati di turbativa d'asta, estorsione aggravata e agevolazione dell'associazione a delinquere. L'udienza preliminare verrà celebrata il prossimo 22 settembre. Il primo cittadino di Monteforte, accusato di aver concorso insieme a Nicola Galdieri, considerato il boss del nuovo clan Partenio, all'imposizione di una quota di 120.000 euro per consentire che l'asta fosse aggiudicata dalla Monteforte SRL. Il primo cittadino, ascoltato in aula il 31 gennaio scorso, negò ogni addebito. Intanto sul comune di Monteforte i riflettori non si sono mai spenti. Il Viminale il 16 maggio scorso ha inviato una commissione di accesso proprio nel comune di Monteforte. La commissione ispettiva incaricata di verificare la sussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione e di collegamenti della criminalità organizzata nei contesti dell'attività amministrativa. Le lenti di ingrandimento degli ispettori del Ministero dunque valuteranno e decideranno in base a quanto raccoglieranno nei prossimi tre mesi per poi relazionare al prefetto di Avellino e dunque al Ministero dell'Interno, che potrà decidere se prorogare le indagini interne oppure procedere per l'archiviazione o, nel caso di eventuali riscontri positivi, allo scioglimento del comune. L'artista cinese Liu Ruang a Benevento, le sue opere esposte al Teatro Romano ed il maestro conferma un posto bellissimo, qui i miei lupi sono protettori della storia e dell'ambiente. I lupi di Liu Ruang proteggeranno il Teatro Romano fino al prossimo 1 ottobre. Taglio del nastro questo pomeriggio per l'installazione dell'artista cinese che, dopo aver incantato diverse città italiane, sbarca in misura ridotta a Benevento. 5 esemplari per l'area archeologica alla quale oggi il maestro ha fatto visita, chiarendo il significato delle sue opere in questo contesto. Un ambiente differente, una situazione differente, un significato differente. Penso che questo tipo di idea può essere adatta a questo luogo. I lupi non significano orrore o paura, ma significano protezione, qualcosa di buono. Come quello che sembra un cattivo ragazzo può essere un bravo ragazzo. Questo dipende dall'ambiente. Penso che questo posto sia pieno di storia, pieno di cultura e dunque c'è un'armonia tra i lupi e l'ambiente circostante. È l'inizio di un percorso nuovo anche per il Teatro Romano? Sì, me lo auguro che Liu possa rappresentare qui una propria opera site e possa qui trovare uno spazio per mettere alla prova la propria creatività. Un'occasione che nasce grazie all'impegno di Ferdinando Creta. Ho questo rapporto antico dal 2015 con Liu Ruang, che ho conosciuto a Pechino quando curavo il memorandum d'intesa tra il Ministero della Cultura e la Cina. È venuto a trovarmi, mi ha ospitato nel suo atelier museo a Pechino, che è straordinario, e là ho visto per la prima volta le forme di questi lupi. Movida violenta e fracassona, degrado e scritte sui muri. Arrivano più telecamere per sicurezza e decoro ad Avellino. Movida violenta e fracassona, emergenza sicurezza, vandali scatenati e allerta rapine. Arrivano più telecamere per la videosorveglianza potenziata ad Avellino e in altri comuni della provincia. Si parte dal capoluogo, ma le telecamere in più saranno accese a breve anche ad Ariano e Prato La Serra. Ad Avellino la videosorveglianza sarà intensificata, soprattutto nei luoghi della movida e ritrovo dei più giovani, con un finanziamento di 250.000 euro del Ministero. Cerchiamo di mettere le videocamere in più punti della città in modo da rendere più sicura la città. Vedendo un pochettino tutto quello che è successo negli ultimi giorni, lo metteremo sicuramente a Via dei Concili per il corso, insomma, per cercare di controllare meglio questa movida dei giovani avellinesi. Solo lo scorso sabato, infatti, si è verificata una rissa tra giovanissimi all'altezza della Chiesa del Rosario. Ad avere la peggio era stato un 14enne, rimasto fortunatamente solo lievemente ferito. Ma intanto nelle scorse notti ignoti si sono anche divertiti ad imbrattare con scritte e disegni le pareti della Chiesa del Rosario, di un palazzo di Via Malta, e si sono divertiti anche ad abbattere un palo della segnaletica stradale. Io penso che sia una conseguenza dei 3 anni di Covid,
purtroppo, e i ragazzi devono cercare di stare fuori, di cercare di socializzare, e qualche volta succede pure qualcosa. Presunti abusi sessuali durante le visite, il GIP del Tribunale di Salerno ha disposto il rinvio a giudizio per un medico del Ruggi in servizio in radiologia. I fatti risalgono al novembre del 2019, quando una donna preoccupata per la presenza di linfonodi ingrossati durante la visita venne fatta spogliare completamente dal medico. La presunta vittima ha denunciato anche palpeggiamenti alle parti intime, accuse rispedite al mittente dal professionista che nega ogni addebito. Le indagini sono state affidate alla squadra mobile, prima udienza fissata il prossimo 13 settembre. E nel Sannio ci sono i primi spiragli per la risoluzione del problema della demedicalizzazione del 118 nel Fortore. Fondamentale però resta potenziare la continuità assistenziale ed aprire i bandi di reclutamento anche ai medici volontari. Torna il medico a bordo dell'ambulanza a San Bartolomeo in Galdo nel Fortore, ma resta l'emergenza e la mobilitazione contro la demedicalizzazione dei mezzi del 118. Accolto l'appello di Andrea Cormano, coordinatore del Circolo Fortorino di Fratelli d'Italia. Domani infatti riunione urgente con i sindaci presso la comunità montana di San Bartolomeo in Galdo. Intanto però da registrare un primo spiraglio. La direzione sanitaria pare che abbia inserito nei turni vacanti, dove era scoperto anche il medico di bordo sulla postazione del 118 di San Bartolomeo, si è risolto facendo venire sul nostro territorio medici dall'Interland del Beneventano. Adesso ci troviamo ancora con Ginestra un po' demedicalizzato per 12 ore rispetto alle 24. Serve reperire personale medico per le emergenze, rimarca il dottore Cormano, potenziare le guardie mediche per sopperire alla mancanza di medici di emergenza. Sono infatti due i bandi dell'ASL andati a vuoto, ora si attende un terzo, ma nel frattempo ci potrebbe essere una soluzione. È quello di provare a fare un accordo tra la Regione Campania, le ASL e i sindacati, di riunirsi e quindi di fare richieste di tutti i medici che potrebbero avere, diciamo, affinità, equipollenze con la materia di medicina d'emergenza ed urgenza. Si è conclusa l'operazione Bag Letter condotta dai finanzieri del Comando Provinciale di Avellino con l'arresto del 12° soggetto destinatario di ordinanza di custodia cautelare in carcere, risultato irreperibile durante l'intervento di ieri mattina. L'uomo originario di Solofra si è presentato alle 13.30 presso la tenenza della Guardia di Finanza di Solofra, accompagnato dal suo legale di fiducia, rendendosi disponibile all'applicazione della misura cautelare emessa dal GIP Fabrizio Ciccone. Le indagini hanno consentito di individuare l'organizzazione criminale che, attraverso una rete di imprese e cantiere tutti operanti nel polo conciario solofrano, hanno emesso fatture per operazioni inesistenti nei confronti di aziende realmente operanti. Presentato in regione a Napoli la nuova edizione del Ravello Festival, quest'anno riflettori puntati anche sul jazz. Il Salone De Sanctis della Regione Campania ha ospitato la presentazione della 71esima edizione del Ravello Festival. Tradizione e innovazione, le parole d'ordine degli eventi in programma nello splendido scenario di Villa Rufolo. 24 appuntamenti dal 2 luglio al 30 agosto. Grande protagonista sul palco del Belvedere il compositore tedesco Richard Wagner. Ravello prende spunto dalla visita che Wagner fece per celebrare quello che è stato il Grand Tour che è stato dalla Settecento, che ha portato al sud Italia alcune delle più importanti intelligenze della cultura europea per trovare delle radici culturali comuni. Non mancheranno le novità, come ha spiegato il presidente della Fondazione Ravello. Avremo una piccola introduzione del jazz
con una settimana dedicata al jazz e ospiti internazionali, e avremo poi un momento finale dedicato al grande Frank Sinatra con un concerto che chiuderà il festival. Per il sindaco della Città della Musica si rinnova l'appuntamento per una grande vetrina internazionale. Il Festival di Ravello ormai è un festival consolidato, siamo alla 70esima edizione, come tutte le ultime edizioni è stata preparata nei minimi particolari per confermare la tradizione musicale di Ravello. Ed era questo il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, grazie per averci seguito, vi lascio al meteo, vi auguro una buona serata con i programmi di 8 Channel.